quando viene definito un po' qual è il tuo sogno, qual era il tuo sogno quando eri bambino, il mio sogno non era di certo di fare il CEO di UBS, il mio sogno era di giocare la finale dei mondiali. È chiaro, per me essere CEO dell'UBS è essere arrivato a giocare la finale, se non la finale dei mondiali, la finale dei tornei importanti, e aver segnato magari anche qualche gol e averla vinta. In quel senso sono molto contento di quello che ho fatto. Lo sport, quando comincia al giorno d'oggi arrivare a quei livelli, e dico anche secondo me positivamente, diventa spettacolo, non è più sport, cioè diventa intrattenimento. Cioè, parliamoci chiaro, è business, intrattenimento con elementi sportivi, però quello che dobbiamo dire, dobbiamo vederlo come sia dal punto di vista sportivo, che però anche da un punto di vista di aumentare la qualità, dietro deve esserci una macchina che alimenta con professionalità, ma anche con lo spirito che abbiamo descritto prima di non forzare troppo la mano. Perciò quello che io critico semmai dallo sport di oggi è che, come si diceva, l'attaccamento al territorio. È chiaro che se io guardo il Milan, un po' meno, io sono tifoso del Milan, ma se guardo a altre squadre in Italia, ma soprattutto in Inghilterra o in altri paesi, cioè non che giocano 11 giocatori, neanche uno della nazione del posto, allora dici no, ma allora lascia perdere. No, allora cominci proprio a dirti c'è un po' di ipocrisia quando si dice che si vogliono tenere i campionati nazionali. Ma cosa serve il campionato nazionale? Allora facciamo il campionato europeo, oppure costantemente un torneo mondiale. Cioè, nel calcio di oggi ci vuole veramente, ci vogliono soldi, ci vuole un mucchio di tempo, o comunque una professionalità attorno, e sinceramente non, cioè, di soldi ne ho abbastanza, ma non così tanti da buttarli via per cose che non riesco, dove non ho un controllo. E poi come dicevo prima, anche dobbiamo capire un po' qual è la realtà del calcio svizzero. Credo che ci siano i presupposti, magari anche in Ticino, di fare qualcosa di buono, però veramente è difficile, lo vediamo dagli spettatori. Mi fa piacere che ci sia questa discussione sullo stadio, perché io credo che veramente è una questione di strutture, lo vediamo anche in Italia, dove non ci sono le strutture, il calcio, pur essendo lo sport più popolare che c'è, l'affluenza negli stadi sta abbastanza diminuendo, perché o stadi sovradimensionati o non più costruiti per il calcio. Numero due, in Svizzera abbiamo tanta offerta di sport, parlavamo prima di calcio regionale, insomma il calcio regionale e già anche quello a livello nazionale sono in competizione costante per le persone, tra giocatori, spettatori che vanno a vedere il calcio l'hockey. Ma poi, e gli altri sport, è impressionante se pensiamo al Ticino con circa 300.000 oggi, ma una volta ancora meno, persone che abbia sfornato, adesso magari me ne dimentico qualcuno, ma non so, dalla De Agostini alla Figini, a Clay Regazzoni, a Türkelmaz, Sulz, se andiamo a vedere sportivi, Sulz, ma andiamo dietro negli anni, grandi, gente che ha fatto carriera conosciuta fuori anche dalla Svizzera, grandi risultati, è abbastanza impressionante. Credo che una cosa che mi sento di dire è che è vero che fa parte un po' forse della cultura svizzera / ticinese, secondo me noi non usiamo abbastanza questi personaggi come modello per i giovani, e anche un senso di orgoglio. Mi sembra quasi che in certi casi qua, quando sono all'apice, ci sia un po' quasi di indifferenza, no? in queste persone che tutto sommato invece sono dei grandi, hanno raggiunto grandi obiettivi, e numero due sono dei grandi ambasciatori anche per i giovani e per un grande esempio. Credit Suisse sponsorizza da più di 20 anni la nazionale svizzera, non è che lei è capitato nella banca sbagliata. Quello di sicuro non sono capitato nella banca sbagliata, quello è abbastanza sicuro, con tutto il rispetto che ho anche per Credit Suisse.